Prima rubrica radio, secondo voi che cos'è? Secondo radio voi audio. Cos'è il peggio di Radio Padania? Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardava. Vai col presepe, Parenzo, vai! Servi di Roma, Roma fuori. E protegge il presepe dall'agguato islamista. Guardava. Mettiamo buon anno. Guardava. Lui farà l'asinello non per mentre Salvini farà il lemaggio. Vai e nel sito porterà dell'oro. Ops, dei diamanti. Il bambino Gesù. Ci sarà l'incenso. Fai vedere. Eppure anche un po' di mirra. Tutto preso col finanziamento pubblico. Ai partiti. Tutto per la libertà. Barin! Servi di Roma fuori. Pronto a fare marcia indietro sulle tradizioni. È il vescovo di Padova che si è fatto la cacca addosso, Claudio Cipolla, e ha deciso, sì, e fosse per lui, insomma, facciamo un passo indietro per mantenere la serenità e soprattutto per non fare incazzare gli islamici. Oh, qui non ha torto, signor Barin, eh? Senti, mi commenti la Shura 291, per piacere? Ma non so, guarda che... La conosci a memoria o ti devo sparare alla schiena con il Kalashnikov? Se io fossi un terrorista ti sparo, o me la reciti a memoria o ti sparo. Il popolo nella tempesta, come una madre e un figlio. Senta, io vorrei parlare, dire due cose su un uomo piccolo piccolo. E mi riferisco a David Parenzo, il quale ride e deride abitualmente la Lega. Se la Lega gli avesse dato un incarico sarebbe diventato leghista ipso facto. La libertà. La nonnina, la nonnina. C'è un ruolo che potrebbe ricoprire Parenzo nel presepe e sentirsi onorato, quello di asino. La nonna banana. Servi di Roma fuori. Io le adoro queste qua. Cucina i pizzocchi. Le adoro. Cucina i pizzocchi, la nonnina, la nonnina. Padania bella e libera. Vabbè, guardava. Stefano dalla provincia di Cuneo, vai Stefano. Ciao, volevo portarti il Dio Po. Credevano nel Dio Po prima, dai, ma ragazzi, ma come si fa? Cioè, tutti ci sono passati dal Dio ma Po al presepe. Come si fa a far difendere il presepe a chi metteva delle corna sulla testa e andava con un'ampolla a prendere dell'acqua? Ma i tempi cambiano, dai, i tempi cambiano, su. Sì, per carità, però questi difendevano il Dio Po e adesso improvvisamente difendono il presepe. I tempi cambiano, amico mio, cambiano. Stefano, vai.